Siamo qui questa mattina con la Fondazione Maria Guarino Amoronlus per parlare di cancro, un convegno importantissimo dove parteciperanno autorità, parteciperanno personaggi della ricerca, della medicina e anche della scienza. Saranno presenti con noi in sala personalità di altissimo livello scientifico. Parleremo di cancro, dicevo, il cancro corre, noi non dobbiamo assolutamente fermarci, altrimenti questa battaglia la vince lui. Seguite il servizio. A mio figlio Fulvio di 15 anni nel novembre del 2016 fu diagnosticato un medulloblastoma di quarto grado metastatico. Operato con asportazione completa della massa, sottoposto a chemioterapia e radioterapia e ad alte dosi con protocollo di un anno di chemioterapia di mantenimento per prevenire eventuali recidive, nel maggio 2018 concludemmo il protocollo. Il cancro era tornato, ma per avere una conferma sicura abbiamo dovuto aspettare gennaio 2019. Inutile dirvi la disperazione e l'angoscia nel sentirsi dire dagli oncologi che mio figlio non sarebbe più guarito. Il 16 gennaio prenotai una visita dalla dottoressa Longo. Aveva compreso che mio figlio aveva bisogno di un supporto che coadiuvasse queste ulteriori terapie invasive a cui doveva essere sottoposto nuovamente. La dottoressa mi ha sempre detto dal nostro primo incontro che avremmo vinto questa guerra, dovevamo solo non arrenderci. Ebbene, Fulvio ha iniziato la terapia con ozono ossigeno il 21 gennaio, con il supporto di tutti gli integratori e cannabis. Come madre mi sono sentita di seguire la dottoressa in modo totale. Pendevo dalle sue labbra e ho cercato di mettere in pratica ogni suo suggerimento. A distanza di 4 mesi, la RM ha palesato una regressione totale dalla lesione midollare e per le due macchie cerebrali. Le due macchie cerebrali sono diminuite di una di 6 mm e l'altra di 3 mm. Siamo in compagnia del professore Carlo Longo. Professore, stamattina un altro convegno importante dove si divulga, si diffonde la terapia innovativa per certi aspetti, anche se non è tanto nuova, per la cura e la ricerca sul cancro. Sì, noi ringraziamo ancora gli organizzatori che ci consentono e ci permettono ogni tanto appunto di promuovere e mandare in giro un poco tutto quello che siamo riusciti a fare all'università sull'ossigeno zonoterapia, e quindi questo è un altro momento importante perché i dati che noi attraverso la ricerca stiamo avendo sono veramente dati fortemente importanti nella cura e nell'opportunità praticamente della malattia oncologica. Questa mattina Amoronlus qui a Castelnuovo, Multisala Magic Vision, un convegno importantissimo, informativo, divulgativo, grandi passi avanti della Fondazione. Salve, buongiorno, stamattina saremo qui per parlare della Fondazione Amoronlus e ci saranno anche le testimonianze dei nostri piccoli grandi guerrieri. Siamo in compagnia del sindaco Massimo Pelliccia. Sindaco, stamattina intanto grazie per l'ospitalità, grazie per il patrocinio. Terra dei Fuochi, Castelnuovo, una città martoriata, purtroppo una recrudescenza dell'attività tumorale. Certo, assolutamente, buongiorno a tutti. Noi facciamo la nostra parte, però finanziamo tantissime iniziative di prevenzione e finanziamo associazioni come quelle di stamattina che realmente fanno tanto per la città di Castelnuovo, ma per tutta la regione Campania in generale. Noi siamo quella città che finanzia anche la parrucca per quelle donne che hanno avuto dei cicli di chemio. E ne andiamo fieri perché poi tanti comuni vicinori e non solo ci chiamano per fare le stesse nostre iniziative. Chiaro che a Castelnuovo di Napoli però il problema Terra dei Fuochi è sentito, anche se qua nella nostra città si è invertita la rotta. Oggi noi demoliamo cemento, demoliamo volumi per fare aree verdi in maniera che diamo il nostro contributo contro l'inquinamento. Quindi un'inversione di tendenza. Sì, assolutamente sì, poi c'è un controllo nella città di Castelnuovo molto forte, noi se subiamo l'incidenza dei comuni vicinori che non riescono per il territorio vasto che loro hanno, magari o per tante problemi, a fare le stesse cose che riusciamo a fare noi. Nella nostra città non ci sono degli sversamenti abusivi e se avvengono per la sera sono puliti. Sì, io devo compiacermi con gli organizzatori di questo evento perché il tema che loro hanno scelto, il cancro corre, penso che sia molto calzante, perché effettivamente noi riscontriamo nel mondo un aumento di incidenza di nuove diagnosi di malattie tumorali e a queste si associano anche
costi esponenziali per quanto riguarda la cura della malattia. Sì, in effetti io sono contento di essere qui con tante personalità e quindi darò il mio contributo sulle ricerche che stiamo effettuando nelle aree ad alto impatto ambientale, a partire dalla Terra dei Fuochi, sul modello EcoFood Fertility, che è un modello che tiene in considerazione il liquido seminale come sentinella della salute ambientale e della salute generale e per una prevenzione attiva delle malattie cronico-degenerative. Diciamo sempre positivo avere sul territorio iniziative del genere, che sono soprattutto mirate a cercare di sensibilizzare, soprattutto sulla ricerca, le persone che magari non conoscono bene il mondo delle onlus in generale, per cui abbiamo con prontezza aderito all'iniziativa, dando il patrocinio morale alla nostra iniziativa e partecipando ovviamente con chi dell'amministrazione è stato sensibile al tema. Sì, noi poi soprattutto con il mio assessorato la sensibilità diciamo, è dovuta, è la prima cosa, se non si ha sensibilità non si può operare. Noi come amministrazione e come comune sentiamo queste cose, infatti abbiamo aderito sin da subito a questa iniziativa che riguarda appunto la prevenzione, ma abbiamo messo in campo poi con i fatti diverse misure per questo tema annoso e insidioso di questa terra. Per esempio abbiamo approvato una delibera di giunta per dare dei contributi a chi è vittima appunto di cancro, alle donne vittime di cancro che a causa delle chemio diciamo sono affette da alopecia, e quindi abbiamo dato un contributo, penso sia una cosa abbastanza qualificante. Però oggi parliamo di ricerca e dobbiamo essere maggiormente impegnati sulla ricerca, perché non dobbiamo far arrivare alla persona, non dobbiamo fermarci. Grazie assessore.